Grave uno sciatore travolto da una slavina nel Tarvisiano, con lui altre 7 persone, incolumi, il distacco di neve sotto gli impianti del Misconca. Al cimitero di San Vito a Udine la cerimonia in memoria dei 23 partigiani fucilati l'11 febbraio del 45, il ricordo di chi c'era. Carnevale entra nel vivo, siamo andati alla scoperta di un'antica tradizione nata a Tarcento, i Tomaz, le paurose maschere di legno. Finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Milan, super gol di Suso e poi autorete di Donnarumma, l'Udinese non molla al treno europeo. Buonasera e buona domenica dalla redazione di Udinews. In apertura di questa edizione del nostro TG La Cronaca, con l'ennesima slavina che si è registrata questa mattina sulle montagne della nostra regione. Il distacco è avvenuto nella zona del Tarvisiano, sotto gli impianti di risalita del Misconca Limerza. Grave, uno sciatore sepolto dalla neve. Con lui c'erano altre 7 persone, fortunatamente incolumi. Nel nostro primo servizio di Luciana Idelfonso il racconto dell'accaduto e anche le foto del distacco di neve che ci sono state fornite dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Vediamo. Un gruppo di sciatori è stato travolto questa mattina da una valanga che si è staccata sul monte Lussari a Camporosso. La slavina ha investito 8 sciatori che molto probabilmente stavano scendendo un fuoripista lungo il versante Misconca a quota 1600 metri. Uno degli sciatori, un 44enne italiano residente nel Tarvisiano, è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale a Udine, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, in stato di ipotermia e con diversi traumi, mentre il resto della comitiva è rimasto illeso. È la quinta valanga che si registra in 3 giorni nella zona alpina e prealpina. La prima era costata la vita a un sciatore austriaco mentre scendeva un fuoripista nella zona di Nassfeld-Pramollo sul versante austriaco, mentre altre 3 slavine sono accadute ieri nel Tarvisiano e sullo Zoncolan, dove erano stati travolti 2 sciatori. A causare il distaccamento di ammassi nevosi, le intense nevicate registrate negli ultimi giorni, ma che nelle prossime ore dovrebbero attenuarsi. Per domani, infatti, le previsioni meteo annunciano cielo sereno. E il lavoro di bonifica per il distaccamento della slavina è proseguito per tutto il pomeriggio fino alle 16. La valanga staccata era di notevoli dimensioni, con uno spessore della neve oscillante tra il metro e il metro e 20, su un pendio ghiacciato che ha fatto da scorrimento. E nella giornata di oggi c'è stata una slavina anche oltre confine in Austria, nella zona del comprensorio sciistico di Nassfeld-Pramollo. Fortunatamente in questo caso non ci sono stati feriti. Intanto dagli esperti giunge ancora una volta l'invito ad evitare in questi giorni lo sci fuori pista o quantomeno a evitare i percorsi in pendenza. Abbiamo sentito Vladimiro Todesco, presidente del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Le condizioni della montagna sono abbastanza pericolose, sono al limite della sicurezza, perché abbiamo pericolo 4 su una scala di 5, quindi è sconsigliabile avventurarsi sul terreno innevato fuori pista, su tutto l'arco alpino, sopra i 1000 metri. In pista non c'è nessun problema, le piste sono controllate, sono super sicure. Insomma, il consiglio è quello di sciare in pista, oppure bisogna andare su dove non c'è pendenza, la neve cade dove c'è pendenza, quindi più che sci alpinismo bisogna fare uno sci escursionismo in queste condizioni di neve. Domani ci sarà una breve tregua meteo, poi però pare che ritorni di nuovo la neve, quindi attenzione anche per le prossime giornate. Sì, sicuramente ci sarà un altro apporto di neve fresca, contribuirà anch'essa ad aumentare il pericolo valanghe ulteriormente, quindi ritorneremo in situazione attuale, quindi è meglio aspettare che si assesti bene il manto nevoso, e quindi sicuramente andranno via parecchie giornate, una settimana, 10 giorni minimo. E proseguiamo con la cronaca, con un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, impegnati ieri sera per un incendio che ha coinvolto il tetto di un fabbricato in via Aldo Moro a Tolmezzo, dove a prendere fuoco è stata la canna fumaria. L'allarme alla centrale operativa è giunto intorno alle 19:10. L'incendio ha interessato un fabbricato che si sviluppa su 3 piani ed è costituito da 2 appartamenti, uno al primo piano e uno che si estende sul secondo e sul terzo. Le fiamme si sono sprigionate in prossimità del rivestimento in legno perlinato al sottotetto del terzo piano, vicino
vicino al tratto di attraversamento della canna fumaria. Una signora classe 55 e la figlia, che abitavano nell'appartamento al secondo piano, sono state trasportate per accertamenti all'ospedale di Tolmezzo. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso all'una di notte. E questa mattina all'entrata del cimitero di San Vito a Udine si è svolta una cerimonia in ricordo dei 23 partigiani Osovani e Garibaldini fucilati dai fascisti di Salò nel febbraio del 1945. A testimoniare quel triste giorno il ricordo di alcuni friulani che quella tragedia l'hanno vissuta da vicino. Vediamo. Quella mattina, verso le 6:30, ho sentito un frastuono insolito fuori le mura del cimitero. A un certo punto echeggiò una scarica di armi automatiche, un breve momento di silenzio, poi alcuni colpi di pistola e poi una voce si levò dal gruppo degli aguzzini. Comandante, ora possiamo stappare la bottiglia. E questo è il ricordo di Giuseppina, allora ragazzina, che trovò i corpi di 23 partigiani uccisi l'11 febbraio del 1945, quando i fascisti, comandati da un ufficiale nazionale dell'SS, fucilarono 23 partigiani. Uomini che la città di Udine non ha mai dimenticato e che questa mattina ha ricordato con una cerimonia indetta dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del Comitato Provinciale di Udine, che ha avuto luogo nel cimitero di San Vito, davanti a quella lapide che ricorda la loro morte. Beh, qui davanti a queste mura 72 anni fa sono stati fucilati 23 partigiani prelevati dalle carceri di via Spalato. Anche mio fratello, che allora non aveva ancora compiuto 19 anni. Io sono nato pochi mesi dopo la sua fucilazione. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere la signora Giuseppina, che allora, al momento dell'accaduto, era presente, perché era la figlia del custode e abitavano a 50 metri all'interno del cimitero. Lei ha sentito tutti i rumori, non ha visto la fucilazione, però si sono precipitati fuori subito dopo, e la cosa, e non mi vergogno a dirlo, mi ha fatto piangere quando me l'ha raccontato, lei ha ricomposto tutti i corpi che erano per terra sporchi di sangue e di fango, fra cui anche mio fratello. Due richiedenti asilo afghani ospiti nell'ex caserma Cavarzerani di Udine sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I due si sono opposti all'identificazione da parte dei carabinieri della compagnia di Udine, intervenuti per sedare una lite scoppiata tra cittadini afghani. Durante la disputa, gli ospiti della struttura hanno ferito un mediatore culturale, loro connazionale. Dopo averlo accusato di essere un pakistano, lo hanno colpito a calci e pugni alla testa e alle gambe, costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Per lui 3 giorni di prognosi. E un maxi furto è stato messo a segno in una casa di Martignacco. I ladri hanno rubato monili in oro, capi di abbigliamento e borse griffate per un valore di circa 20-25 mila euro. Sono entrati in casa in assenza del proprietario, forzando un infisso al piano terra, e hanno rovistato in tutte le stanze della casa. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Udine. E si è concluso oggi a Cividale l'Ex-Fest, il festival dedicato alla giustizia. Tra i tanti ospiti, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, anche il giornalista Toni Capuozzo, che al microfono di Monica Nardini ha parlato di informazione giustizialista più che garantista, e anche del passaggio di molti giornalisti al mondo della politica. Sentiamo. Direi che è un disequilibrio. Quanti processi vediamo celebrati sui giornali prima che nelle aule giudiziarie, quante condanne vediamo stabilite nei titoli dei giornali prima che in Camera di Consiglio, quante assoluzioni vediamo negli atti giudiziari e che invece non si guadagnano neanche una riga sulle pagine dei giornali o nei titoli dei telegiornali. Credo che si tratti di un disequilibrio. Forse c'è qualcosa oggi di malato nel rapporto fra giustizia e politica, tra politica e giustizia, e tra informazioni e le due, giustizia e politica. Forse
senza cercare di ritornare a mettere la sordina alle informazioni, forse bisogna credersi l'esistenza di una stampa iperspecializzata in qualche modo non contribuisca a imbalsamare l'informazione. A proposito di giornalismo, e siamo in campagna elettorale, cosa pensa di tutte queste candidature proprio che hanno a che fare con i colleghi? Vuol dire che il giornalismo non è così bello e che la politica continua ad avere ancora un suo fascino. Mi sorprende, ma è così. Carnevale entra nella sua fase clou e noi siamo andati alla scoperta di un'antica tradizione che si ripete a Tarcento dallo scorso secolo. I protagonisti del prossimo servizio di Luciana Idelfonso sono i Tomaz. Vediamo. È tempo di carnevale. A Tarcento nelle sue frazioni si ripete anche quest'anno la magia dei Tomaz, maschere scolpite nel legno. Da Billerio a Zucchia, da Coia a Samardenche a Zomeais, il carnevale un tempo veniva vissuto intensamente e gli abitanti di questi luoghi realizzavano maschere più o meno rudimentali, colorate o di color legno. Per poter osservare da vicino questi capolavori artigianali è possibile visitare la mostra Tomaz, le maschere lignee del carnevale tarcentino, all'ex Cinema Margherita, dove i mascherai presentano una variegata esposizione delle maschere tradizionali. Il carnevale tarcentino si caratterizzava soprattutto in due fasi. C'era un gruppo Abello, i cui componenti non vestivano le maschere, ma si usavano delle semplici pitturazioni, i primi prodotti di cosmesi, così. E invece il gruppo Abrutto indossava i Tomaz, queste maschere di legno appositamente realizzate. Il carnevale si svolgeva nel paese, senza scendere giù a Tarcento, e andavano di casa in casa, dove i coscritti, che erano gli organizzatori di questi del carnevale, potevano incontrare anche le ragazze del paese. Insieme ai Tomaz, la tradizione racconta anche degli Stritz, scenette satiriche che venivano portate di borgo in borgo dai gruppi mascherati, note soprattutto negli anni 50 e riproposte anche oggigiorno con successo da alcuni gruppi tarcentini. Questo gruppo Abrutto aveva la funzione di portare al pubblico quelli che erano i problemi o alcuni fatti accaduti nel corso dell'anno nella comunità, e di questo facevano una versione satirica, prendendosi gioco delle autorità locali o delle figure principali, che potevano essere il medico, il farmacista, il parroco, le figure più note in quelle che erano le comunità di allora. E siamo arrivati allo sport, finita in parità la sfida tra Udinese e Milan. E allora ritorniamo con il servizio di Stefano Giovanpietro alla Dacia Arena per rivivere le emozioni della gara di questo pomeriggio. Il servizio. La 23esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Udinese e Milan, mette di fronte Oddo e Gattuso, due titolati mondiali del 2006 che si affrontano da grandi, grandissimi amici. Gattuso che rilancia André Silva dal primo minuto e sceglie Abate al posto di Antonelli, e all'inizio parla rossonero con questa giocata incredibile, bellissima. La parte di Suso che sblocca il match al nono minuto con un missile terra-aria dalla distanza, il mancino implacabile del numero 8 del Milan sorprende Bizzarri, che però non può assolutamente far nulla sul sesto gol in campionato di Suso, che conferma il suo buonissimo momento. Tanti replay con cui riapprezzare la gemma di Suso, il gol probabilmente più bello della giornata. Risponde però l'Udinese immediatamente con questo cross di Jankto, terzo tempo di Lasagna che svetta su Calabria, ma il suo colpo di testa cerca l'incrocio dei pali ma non lo trova. Qui rivediamo il colpo di Kevin Lasagna, l'ex Carpi, vicino al gol del pareggio. Sarà comunque il migliore dell'Udinese proprio Kevin Lasagna. Non altrettanto si può dire di André Silva, che qui cestina un'occasione clamorosa. La palla rimbalza all'interno dell'area, ma forse credendosi in fuorigioco, il numero 9 del Milan la tocca pianissimo, facile per Bizzarri, ma tante le maledizioni lanciate ad André Silva da parte del popolo rossonero, perché sembrava il gol del 2-0 già fatto. Si accende De Paul, una delle rare volte di questo primo tempo, pesca Lasagna, controllo volante pazzesco di Kevin e sinistro che Donnarumma disinnesca, però in calcio d'angolo senza troppi patemi. Qui Lasagna sottolinea quelle che sono le grandi difficoltà di questa
giornata di questo pomeriggio di Leonardo Bonucci. Per lui un passo indietro dopo la buona prova contro la Lazio. Ancora Pezzella per De Paul, sterzata dell'argentino, cross Lasagna, ancora di testa la palla che finisce sul fondo. Un primo tempo comunque equilibrato tra le due squadre, rotto dalla grande magia, dal gioiello di Suso. Nonostante questa azione, Pezzella e De Paul vengono immediatamente nel secondo tempo pian piano richiamati in panchina. Prima però il Milan sfiora il raddoppio con questo tiro cross di Suso, nessuno lo prende, né André Silva né Bonaventura, e per poco non finisce alle spalle di Bizzarri. Uno spavento per l'Udinese, comunque scampato su questo tentativo a giro dello spagnolo, migliore in campo della partita, forse per distacco. Poi Chessy arma Biglia, il tentativo di sfondamento centrale del Milan che porta a un tiro di André Silva, velleitario, palla che si spegne alta e di molto sopra la traversa della porta difesa da Bizzarri. Il pasticcio per Gattuso lo combina Calabria, che vede Yanto andare via, fallo da dietro, era già ammonito Calabria, la rabbia di Bonaventura che capisce subito il dramma di questa giocata. Calabria che insiste nel tackle, giallo sacrosanto, e Milan che rimane in 10 uomini dalle stelle alle stalle. Calabria era stato il migliore in campo in Milan-Lazio, peggiore in questa partita. Entra Widmer e sulla destra c'è un'altra aria, c'è un altro respiro, colpo di testa di Yanto, respinta di Donnarumma, ma Barak incredibilmente da un passo non riesce a ribadire in rete. Tra l'altro l'ingresso di Widmer sposta a sinistra Zampano ed è una mossa molto importante, perché Zampano esordiente quest'oggi, sulla sinistra con Suso se la cava davvero molto bene. Qui piazza un cross l'ex Pescara, di petto Maxi Lopez, girata Donnarumma, però riesce a respingere, poi tiraccio di Young, ci crede però Massimo Oddo che vuole la massima spinta dai suoi. Verticalizzazione di Barak, Lasagna dietro, Bonucci devia, Donnarumma frittata e palla che finisce in fondo al sacco per il pareggio dell'Udinese. Bella verticalizzazione di Barak per Lasagna, la devia prima Bonucci, poi Donnarumma, l'autorete del portiere che macchia una sua buona prestazione. Finisce 1-1 tra Oddo e Gattò, ancora un risultato utile per l'Udinese che con questo pareggio si avvia alla prossima sfida contro il Torino, ancora per l'Europa. E noi con questo servizio chiudiamo questa edizione domenicale del nostro TG. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo e poi la nostra prima serata dedicata come ogni domenica a Studio Stadio Commenti. Ritorneremo dunque con Stefano Giovanpietro e i suoi ospiti a parlare della gara di questo pomeriggio tra Udinese e Milan. Per il momento è tutto, grazie per la vostra attenzione e l'invito ovviamente è quello di rimanere in nostra compagnia. Buona serata a tutti.